Siamo con Salvatore Rinella qui al Gonzales. Beh, la lotta ha portato sempre grandissimi talenti, grandissime soddisfazioni. Ti vedevamo qui all'Opera, sì. Come si gestisce un vivaio del genere? Allora, innanzitutto è un vivaio che ormai è tempo, perché siamo qui dal 2004. Termini Milese è stata sempre una fucina per quanto riguarda la lotta, perché grazie al buon Gonzales Cristoforo, da cui appunto prende il nome questo palazzetto, è stato colui che ha portato la lotta a Termini ed è stato colui che ha creato veramente lottatori. Io svolgo questa mansione grazie al Ministero, perché lavoro per la Polizia di Stato. Devo essere sincero, ho dei ragazzi meritevoli, al fatto appunto che domani siamo in partenza per una gara in Francia, andiamo a Lione e stiamo partendo con sei ragazzi, tre ragazze e tre ragazzi, dove andremo a fare un torneo internazionale dove ci saranno 500 persone che vengono da tutto il mondo e poi faremo lì uno stage di tre giorni. Rientreremo qui il 17 di nuovo operativi come sempre. Ecco, per i neofiti di questo sport, per chi diciamo abitualmente non lo segue, spieghiamo proprio come si svolgono diciamo queste sessioni di gara, perché sì, sappiamo che i ragazzi vengono catalogati diciamo a seconda del loro peso. Esatto, dunque la lotta diciamo ovviamente è suddivisa in fasce di età, come in tutti gli sport. Ci sono la classe esordienti, la classe cadetti, i juniores e i senior. Ovviamente in base alla fascia d'età ci sono delle categorie di peso dove ogni ragazzo quando deve fare una gara ovviamente si deve sottoporre a rientrare in quella divisione lì, in quella categoria lì. Sono sacrifici perché a volte, spesso e volentieri, pur di rientrare nella categoria, i ragazzi si devono sottoporre a delle diete non drastiche, perché nei ragazzini ovviamente non li facciamo dimagrire, ma ovviamente per rientrare a fare una gara devono fare il peso che c'è ufficiale. Per cui, per quanto riguarda le gare, iniziano ovviamente dall'età di 12 anni, fino agli 11 anni noi li prepariamo qui in palestra dal punto di vista motorio, coordinativo, dal punto di vista acrobatico e tutto quanto. Quindi invito tutti i bambini e le bambine che volessero partecipare a provare questo sport di venire qui da noi e li aspettiamo volentieri con tutto il merito che possiamo fare. E quindi grazie del tempo che ci avete concesso e noi vi rivolgiamo questo in bocca al lupo, quindi praticamente domani, già sì, a partire da domani. Domani speriamo di avere vostre notizie, soprattutto positive, quindi teneteci aggiornati e ancora complimenti per lo splendido lavoro e per i talenti che riuscite a tirare fuori. Grazie a voi, perché siete vicini, è importante per noi, con uno sport poco conosciuto, che si faccia pubblicità, perché è una cosa fondamentale per i ragazzi stessi. Grazie ancora.